È iniziata l'anno scorso la collaborazione tra il Comune e la Campanella. In realtà la Campanella quest'anno è al suo 37esimo anno, quindi è una sfida che è stata lanciata, quella della trasmissione, già da tanto tempo con grande successo. L'amministrazione comunale ha pensato già dall'anno scorso di cogliere l'opportunità di una collaborazione con questa trasmissione che parla ai ragazzi, ma parla anche alle famiglie, parla ai nonni, parla agli amici, e noi vogliamo parlare di sostenibilità. Parleremo di mobilità sostenibile, come abbiamo fatto l'anno scorso, quindi di biciclette, di trasporto pubblico locale, di sicurezza stradale, di pedonalità, andare a piedi, anche questa è una forma di mobilità sostenibile, e parleremo quest'anno anche di salute, di alimentazione, in un progetto che portiamo avanti come amministrazione con il nostro assessorato alla scuola, perché alla fine per stare bene bisogna muoversi di più e mangiare meglio. Quindi abbiamo cercato anche con un veicolo come appunto una trasmissione energica, carina, divertente come la Campanella, di cercare di arrivare direttamente ai nostri ragazzi e di cercare di far sì che si diffonda una nuova cultura dello stare bene in tutti i sensi, dalla mobilità alla salute all'alimentazione. Bisogna portare il messaggio dell'educazione all'alimentazione in modo più diffuso e capillare possibile. La TV, la radio, i social, i nuovi social, penso a TikTok, dove è fondamentale arrivare il più possibile, non solamente ai ragazzi ma anche ai loro genitori. La scelta di educare all'alimentazione è un messaggio importante, riguarda tutto un percorso che questa città sta facendo sul tema della salute, ma soprattutto traguarda il futuro, ovvero la prevenzione, perché una persona che ha una conoscenza dell'alimentazione ci permette di prevenire possibili problematiche nel corso del suo sviluppo, e dall'altra ci permette anche di far capire che si cresce non da una merendina, ma si cresce con i prodotti del proprio territorio. La grande novità di quest'anno è che per la prima volta si potrà giocare da casa, quindi seduti sul divano si potrà guardare la trasmissione e interagire direttamente tramite Kahoot, che è un programma, un sito che viene utilizzato anche a livello didattico, quindi molto conosciuto dai ragazzi. C'è questa possibilità, quindi giocate, questo è il mio invito, perché potete anche portare punti alla vostra squadra. Rispondendo nella maniera corretta e nel tempo più veloce possibile alle domande che vi porremo in diretta, che saranno le stesse con le quali giocheranno poi i ragazzi in studio. Era tutta un'altra cosa, ma c'era solo emittente, che non era neanche un emittente, era una creatura di questo signore che si chiamava Cesarini, e fu un successo planetario, veramente una cosa che inaspettata. Partecipò tutta la città, uomini, donne, bambini, no, i nonni, poi vedere in televisione che roba bella, e c'erano anche dei bei premi allora, e non c'erano i social, però si sono divertiti molto e ancora me lo ricordano telefonandomi, mandandomi qualcuno la cassetta di quello, c'erano le cassette quella volta, adesso andiamo in streaming, state attenti perché è lo streaming. Vedo che il successo c'è, continuiamo a farlo e speriamo che i ragazzi si divertano, ma si divertano anche quelli a casa, perché no? No? 37, 38, 39, 40, tombola, che problema c'è? Divertitevi anche voi a casa.